apertura la protesta dei parchi tematici per chiedere di ripartire. ATAC, tornano i controllori sui mezzi. Lo sport al centro della ripartenza del paese. 2000 km in 14 giorni, la storia di Eglasin, gipeta italiana. Fake news, contro i danni, l'aiuto dall'intelligenza artificiale. A seguire, Farmers for Future. Il palcoscenico di mascotte e cartoni animati più amati dai bambini per un giorno ha traslocato a Roma, in Piazza del Popolo. Martedì 11 maggio la manifestazione, organizzata dall'Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Confindustria, a favore della riapertura di parchi tematici e acquatici prima del 1 luglio, ha visto la partecipazione di tutti i protagonisti del settore provenienti da ogni parte d'Italia. I parchi del gruppo Costa Edutainment, Leolandia, Magicland, Mirabilandia, Zoo Marine, Gardaland e molti altri ancora. Con il motto Liberate il sorriso, oltre 200 lavoratori e artisti hanno inscenato un flash mob a base di musica, palloncini colorati e spettacolo. Le parole di Giuseppe Ira, presidente dell'Associazione Parchi Tematici Italiani. Abbiamo avuto una perdita di fatturato dell'80% e abbiamo quasi azzerato l'indotto, perché tutti gli alberghi che contavano su di noi per poter aprire chiaramente non hanno aperto. Questa cosa ha comportato immediatamente la perdita di 10.000 posti di lavoro lo scorso anno e altri 10.000 li perdiamo quest'anno. Da segnalare è anche la difficoltà dei dipendenti, diciamo anche a tempo indeterminato, che ormai da troppi mesi sono in cassa integrazione. Lo stesso grido d'aiuto è stato lanciato da Riccardo Marcante, direttore generale del parco di Mirabilandia. Siamo gli ultimi a ripartire, nonostante abbiamo dei protocolli così stretti che l'anno scorso hanno garantito che in nessun parco italiano ci fosse nessun contagio, né fra gli operatori né fra gli ospiti. A fronte di tutto questo ci sono settori che ripartono molto prima di noi, parlo dei ristoranti al chiuso, delle palestre, delle fiere, e noi siamo gli ultimi a ripartire come se fossimo i peggiori degli untori. Tutto questo non ha nessun senso ed è profondamente ingiusto. La pandemia da Covid-19 ha reso necessario un allentamento dei controlli a bordo dei mezzi ATAC, ma dopo un anno l'azienda del trasporto pubblico di Roma torna ad attivare i servizi di verifica dei titoli di viaggio sui mezzi di superficie e metro ferroviari. I colleghi che vedete sullo sfondo sono circa 300 persone che fino ad oggi si sono occupate, in ragione del Covid, di distanziamento sociale alle stazioni, alle fermate, ma da oggi cominciano a poter ritornare a bordo dei mezzi, e questo per motivi anche di sicurezza, come richiesto io ritengo da tutti i cittadini, è una grande cosa, perché avere qualcuno a bordo che possa mantenere sia il distanziamento sociale sia il controllo del viaggio e ovviamente anche il controllo del titolo di viaggio, perché è una questione di civiltà. Se a un'azienda pubblica come ATAC si chiede molto, si chiede di fare di più, si chiede tutto, bisogna anche rispettare le regole di viaggio e sapere che ATAC vive anche dei ricavi che si fanno attraverso l'incasso dei biglietti. Il ritorno dei controlli sui mezzi ATAC contribuirà dunque a recuperare quei ricavi che nel lockdown sono andati perduti anche a causa dell'evasione tariffaria. Parliamo di milioni di euro che sono stati persi tra ovviamente la rinuncia al viaggio da parte di chi ovviamente è stato impedito dal Covid e purtroppo anche l'evasione tariffaria. Quindi a fronte di queste perdite del 2020 vogliamo un 2021 che sia di recupero sia della serenità di viaggio sia anche dei ricavi che derivano dalla bigliettazione. Buongiorno, un biglietto, grazie. Una rivoluzione culturale per mettere lo sport al centro della ripartenza del paese dopo la pandemia, partendo dalla scuola primaria, e riavvicinare tanti sedentari a fare attività fisica, considerata un presidio fondamentale per la salute. Se ne è discusso nel corso dell'evento digitale promosso da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con ADN Cronos Comunicazione e trasmesso in streaming. Una tavola rotonda con nomi importanti che hanno parlato di presente e futuro e che ha visto la partecipazione
partecipazione, tra gli altri, di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, Carlo Mornati, segretario generale del CONI. A fare gli onori di casa Claudio Barbaro, numero uno di ASI, che nel suo intervento ha chiesto allo Stato di non limitarsi a riformare l'ordinamento sportivo e il CONI. Il CONI andava riformato, può essere perfezionato, può essere diviso, ma non può essere questo l'unico problema dello sport italiano. Lo abbiamo visto in maniera drammatica e lo abbiamo visto in maniera incontestabile che ci sono delle carenze, ci sono delle criticità alle quali può mettere mano solo lo Stato. Sul difficile momento dello sport tra i settori più colpiti dalla pandemia ha parlato Barelli nel suo intervento, chiedendo interventi concreti e immediati per un settore che rischia il collasso. Io dico che se non vengono messi 2 miliardi a disposizione del sistema sportivo, e per sistema sportivo intendo il sistema delle associazioni, delle società sportive e di chi gestisce gli impianti sportivi, se non ci sono 2 miliardi, no, dopodomani, ieri, io credo che si va in crisi e conteremo sicuramente il danno in termini sociali innanzitutto e poi agonistico. km in 14 giorni, da sola fino ai confini d'Europa. È Eglasin, gipeta italiana, avvoltoio europeo, reintrodotta in natura. La sua storia parte dalla Francia del Sud, Parc Régional des Grands Causses. I 10 mesi successivi alla sua reintroduzione li trascorre perlustrando in lungo e in largo valli e montagne limitrofe. Poi spariglia le carte e il 19 di aprile punta da sola verso nord. Eglasin ovviamente ha una storia molto particolare, è nata al Parco Natura Viva nel 2020, in pieno lockdown, è stata, diciamo, cresciuta, allevata in parte dall'essere umano, quindi dallo staff del Parco Natura Viva, con particolare attenzione a evitare l'imprinting sull'uomo, per poi portarla di nuovo all'interno della voriera con la sua mamma, che le insegnasse proprio quei comportamenti necessari. E sembra che la mamma abbia fatto un ottimo lavoro, perché esattamente in questo momento, proprio all'ingresso del secondo anno di vita di Eglasin, lei sta sorvolando per esplorare nuove aree, per probabilmente, si pensa, come diciamo origine di questo tipo di comportamento, quello di cercare degli altri esemplari di gipeto lontani dagli esemplari di origine, quindi dal suo luogo nel quale è stata rilasciata. Un GPS applicato sulla sua schiena indica che oltrepassa i confini dei territori già conosciuti e sorvola l'Arco di Trionfo di Parigi tra il 23 e il 24 aprile. Solo di passaggio, perché già il giorno successivo approda in Normandia e si ferma 2 notti in una vecchia cava sulle coste della Manica. Da lì vira a est, entra in Belgio, sorvola Anversa e passa il confine. In questi primi giorni di maggio Eglasin arriva in Olanda, 80 km a sud-est di Amsterdam. Nel giro di 14 giorni ha percorso quasi 2000 km, ha attraversato 3 nazioni europee ed è passata da un ecosistema poco lontano dal mar Mediterraneo ad uno prossimo al mare del nord. Questa specie è una specie davvero problematica per la sua sopravvivenza in natura, e non si parla solo dal punto di vista storico, perché diciamo che il suo progetto di reintroduzione sulle Alpi, sui Pirenei, inizia nel 1978 e la specie sulle Alpi era definitivamente estinta, ma una estinzione recente risale al 2006 nei Balcani, quindi siamo nel XXI secolo, per cui è assolutamente necessario lavorare per la reintroduzione di questa specie, grazie alla collaborazione della WCF, Vulture Conservation Foundation, che segue questo progetto come diciamo ente principale. Gli animali vengono seguiti, i gipeti vengono seguiti durante la loro vita in modo tale da poter costantemente monitorare, come in questo caso per Eglasin, sia i loro viaggi che eventualmente la possibilità poi di formare coppie riproduttive in natura. Questo è molto importante per questa specie, è una specie che non va assolutamente lasciata a se stessa per il momento, perché l'obiettivo principale di questo progetto è quello di riuscire ad avere le popolazioni distribuite dalla Spagna all'Austria, con la possibilità di fare una metapopolazione che possano poi connettersi l'un l'altro, le giovani popolazioni, e avere poi di nuovo la presenza di una specie non più a rischio di estinzione in natura. Non è raro che i giovani gipeti intraprendano il loro viaggio verso nord. Ne spiegano i ricercatori, si può prevedere dove vorrà arrivare, né di cosa si nutrirà.
Ben l'85% della sua dieta è costituita da ossa e midollo delle carcasse che rinviene nei suoi habitat, il che lo rende anche spazzino della natura, in grado così di limitare la diffusione delle malattie. Ogni anno nel mondo si perdono 5.000 miliardi di dollari a causa di fake news e frodi, veicolate principalmente sul web e sui social network, canali di informazione destinati ad essere sempre più importanti. Tra pochissimo tempo il 98% delle informazioni globali viaggerà sulla rete e dunque saper valutare l'affidabilità delle notizie diventa indispensabile anche per il mercato e per le imprese. In aiuto di questo difficile compito arriva l'Artificial Intelligence Analyst, una piattaforma di intelligenza artificiale che analizza fonti e verifica informazioni a partire dalle risorse pubbliche, senza violare nessuna legge sul copyright o sulla privacy, con le procedure però intuitive proprie delle scelte umane. In Italia questa piattaforma è sbarcata grazie a DeepHound, tech company italo-inglese fondata nel 2018 da tre ragazzi romani. Una fake news può essere molto pericolosa per un'azienda, può far abbassare i fatturati, diminuire le vendite a favore dei nostri competitor, può far scendere il valore del nostro titolo in borsa, addirittura far scendere il valore di un intero comparto industriale. L'azienda oggi come oggi è un paradigma abbastanza vecchio, che non è più un sistema chiuso, per cui le informazioni riguardano l'azienda non sono più centralizzate dalla stessa azienda, ma dipendono molto dal sentiment e dall'opinione delle persone. Ecco perché è molto importante che tutte le aziende si dotino di strumenti per riuscire in qualche modo a avere un contatto con la propria community, con i propri clienti, con il proprio pubblico, affidandosi a degli esperti. Normalmente un social manager esperto è già sufficiente per creare questo contatto. Se a questo associamo un professionista nel monitoraggio e nel controllo delle notizie riguardo alla nostra azienda, sapremo in tempo reale se qualche informazione sta diventando virale e potrebbe danneggiarci. Le bufale nel mondo dell'informazione sono sempre esistite, ma alla luce della pervasività della rete, la loro diffusione oggi è aumentata esponenzialmente, mettendo a serio rischio attività economiche o addirittura equilibri istituzionali. Si possono diffondere in qualsiasi tipo di canale online, che sia questo un blog personale, che sia un social, che sia un media tradizionale. L'importante è capirne l'origine, capire in quel momento dove si sta diffondendo e quanto è alta la sua viralità. Ricordiamoci anche che la fake news può avere più momenti, magari se il momento in cui c'è una smentita, probabilmente i media tradizionali smetteranno di far girare la fake news o l'informazione scorretta su di noi, ma questo non vuol dire che canali più piccoli, meno controllati come le chat, sulle chat stesse possa diffondersi un'informazione quasi come fosse una leggenda metropolitana che continua a danneggiare la nostra azienda. Ecco perché secondo noi la cosa migliore è per le aziende è quella di prevenire piuttosto che intervenire dopo che il danno è fatto. Le paure per la salute, per la sicurezza, per il nostro denaro. Questi sono gli ambiti in cui più facilmente attecchiscono le fake news. Ecco, in quegli ambiti la fake news è molto pericolosa, perché in qualche modo si diffonde in canali privati in cui il nostro interlocutore spesso è qualcuno di cui ci fidiamo e spesso proprio perché fa leva sulla nostra paura e ci aspettiamo che quella data informazione sia vera perché l'aspettavamo probabilmente nel nostro inconscio, gli diamo subito credito, non facciamo nessun controllo sull'origine di quell'informazione e con effetti molto pericolosi. Sono noti i casi nel 2020 di persone che si sono ferite autonomamente seguendo consigli, tra virgolette, medici trovati su social media, da post pubblici, da post privati o addirittura da informazioni palesemente a buon senso false che giravano sulle chat private. Continuiamo il nostro viaggio in Italia per parlare di agricoltura innovativa. Oggi siamo in provincia di Milano per parlarvi di una pianta molto particolare. Eccola qui, una pianta che può essere di queste dimensioni, ma può essere anche di queste dimensioni, perché cresce in fretta. Anzi, cresce molto in fretta e può arrivare veramente a essere gigante. E poi si può anche scrivere con questa pianta, ci si può lavare i denti. Insomma, gli utilizzi sono veramente molteplici, scopriamoli assieme. Andiamo. We'll be right back.
Bene, oggi ci siamo messi seduti perché dobbiamo capire tutto di una pianta poco conosciuta in Italia, che è quella del bambù, che è una pianta quasi miracolosa. Un sacco di segreti di cui parlare, giusto? Tanti, tantissimi segreti. Innanzitutto, da quant'è che è in Italia il bambù? In Italia il bambù esiste dal 1860 ed esiste perché all'Expo di Parigi il Giappone porta questa innovazione. Da quel momento là cominciano a inserire nelle ville italiane, le ville molto preziose e importanti di persone ricche, l'angolo orientale. Diciamo però negli ultimi periodi che c'è maggiore attenzione, anche perché negli ultimi periodi c'è molta attenzione ad una svolta green, una svolta legata all'ecologia, il bambù come si inserisce in questo? Il bello del bambù è che innanzitutto il bambù non è un albero ma è un'erba. Quindi le canne che sembrano degli alberi sono in realtà dei fili d'erba. Se io li taglio come se taglio l'erba del prato, di fatto l'anno dopo ricrescono uguali all'anno prima. I numeri che abbiamo ricevuto da un'azienda che si chiama Indaco di Siena è che un ettaro di bambù gigante sequestri 36 volte un ettaro di bosco misto di pianura. Quindi è un impatto altissimo. Un impatto altissimo. Per la lotta al CO2. Esattamente, che è dato dal fatto che dobbiamo ogni anno togliere una parte di produzione di canne di germogli, per esempio da dedicare alla produzione di bioplastica. Quindi io da un lato prendo canne per fare bioplastica, dirado la superficie del canneto che l'anno seguente emetterà nuovi germogli e nuove canne sequestrando CO2. Il nome bioplastica può anche un po' trarre in inganno. Cos'è la bioplastica di preciso? Grazie. Allora, la bioplastica è un polimero che è fatto da una base estratta dalla fibra del bambù gigante fino al 65%. La rimanente parte può avere tre matrici. O una matrice ancora una volta naturale che assieme con la parte di bambù la rende biodegradabile. Poi possiamo avere che la rimanente parte è sempre di matrice naturale ma non biodegradabile. Un'altra parte che è fatta per esempio con plastica riciclata. Quindi il bambù componente fondamentale della bioplastica, però non è solo questo, perché il bambù può essere utilizzato veramente in tantissimi modi. Almeno un migliaio. Addirittura, ad esempio anche la penna che abbiamo la qua penna è in bambù. Questo esatto. È in bambù, no? Noi abbiamo un utilizzo iniziale proprio della canna, del legno. E col legno io posso fare tutto ciò che oggi trovo fatto in legno. Quando invece lavoro la fibra posso avere tutta una parte importante dedicata ai tessuti. Alla fibra di bambù trasformata in cellulosa posso fare carta. Poi c'è un altro settore, tutto il mondo della fitocosmesi, negli shampi, nelle creme, nei saponi, insomma. E in più il bambù è anche commestibile, quindi si può mangiare. Il bambù è commestibile. Non è molto nella nostra tradizione culinaria, però è commestibile e se ne fa ampio uso in altri paesi. Assolutamente, ha delle caratteristiche importanti perché non apporta grassi, ma dall'altra parte apporta un sacco di vitamine, un sacco di aminoacidi essenziali e quindi comunque utilizzatissimo. Secondo te l'Italia è pronta e l'Europa sono pronte per importare, per iniziare a sfruttare questa risorsa? Mi piacerebbe dire di sì. E è più il bisogno che questo accada che non la prontezza. Probabilmente il tema dovrà essere: se la plastica mi costa uno, probabilmente la bioplastica costerà qualche cosa di più. Però a quel punto là devo fare anche i conti con la salute e con un pianeta. Quindi è possibile che nei prossimi anni noi vedremo i panorami che mano a mano cambieranno. Una curiosità, quanto può arrivare alto il bambù gigante? A che altezza può arrivare? E siccome parlavamo di tagliarlo tutti gli anni, in realtà in un anno quanto cresce? Normalmente siamo sui 12-15 cm di diametro per 20 metri di altezza. E la cosa interessante è che il bambù gigante in 3 mesi è a 20 metri di altezza. E allora speriamo che il bambù faccia parte di questa svolta green e verde di cui l'Italia e l'Europa hanno tanto bisogno. Esattamente, lo speriamo. Grazie mille. A te. E quindi se la natura ci ha regalato una pianta con delle caratteristiche così speciali, noi dobbiamo iniziare ad usarla. Pensiamoci.